Mister, oggi pareggio che lascia l'amaro in bocca visto i numerosi contropiedi e le numerose occasioni sbagliate. Sì, dispiace, dispiace. Intanto dispiacersi di un pareggio vuol dire che siamo sulla strada giusta, vuol dire che stiamo camminando forte, questo lo sappiamo, siamo sulla strada giusta. Peccato perché ci siamo trovati in vantaggio di 2-0, non siamo stati bravissimi a gestire il vantaggio. È vero che giochiamo con moltissimi under anche oggi in campo, quindi pensare che i ragazzi del 2000 abbiano esperienza è ovviamente impossibile. Però è un peccato perché è una partita che potevamo portare a casa, abbiamo creato i presupposti per anche sul 2-1 per andare sul 3-1 e chiuderla definitivamente, per rivincere una volta pareggiata sul 2-2. Peccato perché erano 3 punti che ci permettevano di fare un altro balzo in classifica e andiamo avanti così, però la strada è quella giusta, ripartiamo da qui. Questo è il settimo risultato utile consecutivo, quindi un Verona che sta attraversando un ottimo momento di forma. Ma sì, penso che al di là dei numeri la cosa più confortante sia le prestazioni. Anche oggi, chiaro che dopo venire dopo Sanremo, dopo una vittoria in trasferta, il rischio con una squadra giovanissima era quella di essere un po' presuntuosi, invece abbiamo fatto, penso, il miglior primo tempo della stagione, abbiamo creato moltissimo, fraseggiavamo benissimo, c'era tanta qualità in campo e quindi sono da quel punto di vista molto soddisfatto. È chiaro che quando fai prestazioni come queste, soprattutto, ripeto, il primo tempo, di portare a casa bottino pieno e siamo rammaricati per questo. Domenica prossima, partita non banale per i tifosi dell'Inveruno, il derby con la Bustesa ora a Milano City. L'affronteremo senza Chessa e Lazzaro squalificati, che ha già in mente una formazione per sostituire. Ma no, ma la fortuna di avere anche delle buone alternative in panchina, quindi sono convinto che chi scenderà in campo, come è capitato oggi a Zirafa, abbiamo giocato con una linea difensiva giovanissima, chi giocherà, chi si farà sicuramente trovare pronto e non farà sentire la mancanza degli assenti.